Qual è la storia politica di Umberto Candela e perché l'approdo a noi moderati? È una storia che continua a rimanere coerentemente nel centrodestra ed è una storia che oggi si evolve abbracciando il progetto del presidente Brugnaro, che nasce con Coraggio Italia e oggi si confedera con le altre liste che realizzano Noi Moderati, portano in campo Noi Moderati. Abbiamo convintamente sostenuto questo progetto, siamo convinti che con la nostra forza e il nostro convincimento riusciremo a portare al presidente Brugnaro, a Coraggio Italia e a Noi Moderati il contributo di Foggia e dell'intera Capitanata. A proposito di contributo di Foggia e della Capitanata, quali sono le sensazioni sul territorio di Coraggio Italia? Sono delle bellissime sensazioni e la grande testimonianza di partecipazione oggi lo dimostra chiaramente. Siamo contenti in un orario, in un giorno così difficile, aver raccolto intorno a noi centinaia di persone. Vuol dire che la gente ci segue e la gente con coraggio ama le sfide. Lei si ricandida, parlamentare uscente, si ricandida con noi, con, appunto, con la coalizione Noi Moderati. Perché questa scelta? È stata una scelta ponderata dal fatto che mi sono reso conto che la politica del fare, cioè fare le cose che si dicono, è determinante, non soltanto promettere, non soltanto parlare al futuro, ma parlare al passato di quello che si è fatto, al presente di quello che si fa e poi naturalmente programmare il futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Dobbiamo avere una visione da qui a 30 anni. Coraggio Italia, che è una delle componenti della lista unitaria Noi Moderati, ha questa visione, una visione che mi ha affascinato, ho sposato il progetto, ne sono diventato il coordinatore regionale e intendo andare avanti perché il 26 settembre sarà il primo giorno di un nuovo percorso politico. Ieri Letta da Foggia ha detto il centrodestra vuole scippare il 40% di risorse del PNRR destinate al sud. Lei cosa, come commenta queste affermazioni? Posso dire che ha detto una grande sciocchezza, se la poteva evitare, e in ogni caso quello che dice Letta in campagna elettorale ci interessa relativamente. A noi interessa che cosa ha fatto Letta fino adesso, e a giudicare dai risultati devo dire ben poco, perché soprattutto al sud, dove ha governato il centrosinistra per tanti anni, soprattutto per esempio io vengo da Manfredonia dove il centrosinistra l'ha fatta da padrone per 25 anni, questi risultati non si sono visti, per cui in campagna elettorale si può dire tutto e il contrario di tutto. Noi ci basiamo sull'esperienza di un nostro leader che da imprenditore è riuscito a realizzare una holding di 23 aziende sparse nel mondo, quindi fa le cose che dice. Infine, rimaniamo su politica del fare e campagna elettorale. È stato ripetuto da più parti, molto spesso forse strumentalmente, che i parlamentari del territorio non hanno fatto nulla per questo territorio in questi 5 anni di legislatura. Come risponde, con quali fatti risponde Antonio Tasso? Di che cosa si è occupato in questi 5 anni e quali risultati prodotti per il territorio? Semplicemente andando a consultare gli atti parlamentari, il sottoscritto è firmatario di 10 proposte di legge. Il fatto che non ci sia il mio nome per primo è una questione alfabetica. Se ci sono 2 o 3 parlamentari che presentano una proposta di legge, evidentemente il primo parlamentare sarà quello con la lettera B, C, D. Io che sono con la lettera T arriverò sempre alla fine. Però per esempio la legge sul ripristino dei forestali è una legge mia, sono anche io primo firmatario insieme alla collega Benedetti. Per esempio le leggi, abbiamo proposto con il collega Cecconi una nuova legge elettorale che non è stata approvata, però è una legge elettorale, e poi tutte le iniziative per l'infrastrutturazione della provincia di Foggia, per il revamping del porto di Manfredonia, per l'elettrificazione della linea Foggia-Manfredonia, queste sono cose che portano la mia firma. Vuole saperne altre? La proroga delle GPS provinciali è un emendamento di Antonio Tasso, i 5 milioni per il wedding dati con il Cura Italia portano la firma di Antonio Tasso. Poi se ce le vogliamo scordare queste cose, oppure c'è qualcuno che non si va a informare su che cosa aveva fatto, pazienza, ame, non sto a polemizzare, però esistono gli atti parlamentari, basta consultarli. A proposito di PNRR, lei è un sindaco e aggrega intorno a sé una rete di sindaci. Uno dei problemi del PNRR lamentato, diciamo, da queste parti, soprattutto dai piccoli comuni, è di non avere la tecnostruttura per presentare progetti. Qual è la posizione di Brugnaro sul punto? Guardi, sul PNRR c'è da fare intanto una sottolineatura, che i prezzi sono aumentati tantissimo, sono aumentati in certi casi anche del 30%, per cui dovremmo rivedere i progetti, perché probabilmente con le stesse cifre non riusciremo a farli tutti, per cui sicuramente dovremmo andare in Europa a capire se
ci danno delle possibilità ulteriori per ottenere gli stessi risultati, oppure dovremo ridurre qualche intervento, per forza, perché i prezzi sono aumentati. Noi pensiamo che il Sud è giusto che abbia il 40% del PNRR, perché non è solo un vantaggio per la Puglia o per la Calabria, ma è un vantaggio anche per Venezia. Se voi fate le darsene, che non ci sono, non sono sufficienti, arrivano le barche che arrivano dalla Costa Azzurra, che arrivano da Barcellona, le grandi barche, gli grandi yacht, e possono ormeggiare qua. Non solo è turismo facoltoso, ma è anche, sono tutti quanti clienti delle specialità della Puglia. Se sistemiamo questa linea adriatica, il treno, le autostrade, facciamo anche le navi veloci che ci collegano col mondo, perché noi non abbiamo solo nord-sud, abbiamo anche est-ovest, per cui il Veneto è alleato al massimo con la Puglia. Per convenienza dobbiamo finire la variante che abbiamo in Veneto, l'autostrada che va a Vittorio Veneto, deve finire fino a Monaco, non c'è necessità che dobbiamo fare centinaia di chilometri in più per andare fino a Verona e poi prendere il Brennero. Questo non è interesse del Veneto, è interesse della Puglia, per cui anche i temi territoriali spesso sono temi nazionali e dobbiamo abituarci ad avere l'umiltà di ascoltare le persone, e fare gli interessi dei bambini, ripeto. Brugnaro, chiudiamo con le proiezioni sul voto. Quali sono le sensazioni di Coraggio Italia e della coalizione Noi Moderati in Italia e qui in Puglia? Ma guardi, intanto c'è già un fatto positivo. Noi abbiamo discusso molto, vedete, c'è Maurizio Lupi, Totti, Brugnaro e Cesa, abbiamo discusso, ma siamo riusciti a trovare una convergenza. La politica vuol dire trovare alleanze. Siamo una delle quattro forze del centro-destra e siamo presenti, per cui il 25 di settembre i cittadini, che anche quelli scontenti, quelli delusi, ce ne sono tantissimi evidentemente, perché gli sono state fatte tutte le promesse possibili negli ultimi 30 anni, tanti hanno pensato di non andare a votare, sbagliato. Andate, votate noi moderati, perché saremo una forza presente sul territorio, e le previsioni che le faccio è che noi continueremo con Coraggio Italia a essere presenti sempre di più sul territorio, per cui non è l'idea di un'elezione che mi fa venire qui, ma è l'idea di una continuità e di rapporti di fratellanza tra di noi. Dobbiamo fare l'Italia, dopo una pandemia, durante una guerra, con una crisi, se non ci sentiamo veramente tutti quanti, a prescindere dalle appartenenze, persone serie che riescono davvero a dare una proiezione anche di rispetto delle idee diverse degli altri, per avere alla fine una posizione comune in Europa, perché l'Europa è sicuramente la nostra sponda, la nostra finalità, però non possiamo accettare che ci siano blocchi che non tengono conto degli interessi italiani, perché insieme, moderatamente, andiamo lì a far presente i nostri interessi, quelli della nostra agricoltura, della nostra pesca. La pesca è stata dimenticata in maniera colpevole. Hanno fatto le reti da pesca larghe 10 centimetri con una maglia così larga perché nel nord Europa pescano i tonni, noi peschiamo le sardine. Dove erano i nostri politici quando dovevano andare a difendere i nostri interessi? Lo dico senza polemica, tiriamo una linea ma cambiamo modo di fare. Bisogna essere onesti e trasparenti e dire le cose che ci sono, quelle che si possono fare, farle immediatamente.